Social network invece è rete sociale, in traduzione italiana, consiste in un qualsiasi gruppo di persone connesse tra loro su una stessa rete che hanno in comune vari vincoli. Nel campo informatico vengono nominati social quei siti che offrono all'utenza di condividere online le notizie. I più importanti sono Facebook, MySpace, Twitter e Netlog. Permettono agli utenti di postare annunci, caricare contenuti, video immagini, ricevere e rispondere ai messaggi, fare nuove amicizie o rilanciarne di vecchie, comunicare con una chat con altre persone. Si usano soprattutto per parlare con gli amici attraverso la chat, conoscere di nuovi, anche se non sempre è sicuro, visto che alcune persone mentono circa la proprietà, i propri aspetti e così via. Purtroppo molte persone ne fanno uso nei momenti meno adeguati, collegandosi ai posti di lavoro, da scuola. Non sempre ne viene fatto un uso adeguato, alcune volte vengono caricate foto che compromettono delle persone, condivisi link con insulti e quindi passibili di denuncia. Sapete tutte le storie di Facebook, no? Una storia molto interessante, ne ho fatto anche un film, e questa è ovviamente una scelta che le persone fanno di aggregarsi all'interno di più reti e più organizzazioni sulla base di alcune caratteristiche, diciamo così, personali. Siete tutti su Facebook, immagino? No. Oh, bene, bravi, bravi. Io in realtà, sì, no? Io in realtà sono stato costretto a andare su Facebook da Max. Dopo però lui ha avuto una bruttissima esperienza su Facebook e quindi da quel momento io non l'ho mai usato, cioè mi sono registrato ma non l'ho mai usato. Sono stato vaccinato però poi. Cioè, secondo me c'è un aspetto di Facebook, cioè è uno splendido strumento per il fatto che comunque si è dilagato e per cui è sugli occhi di tutti. E permette effettivamente di trovare delle persone che altrimenti non troveresti. Cioè, io mi sono registrato per questo, cioè io ho trovato amicizie delle elementari che mai più avrei potuto trovare, però l'amico dell'amico che conosco mi ha permesso di raggiungere. Poi il subdolo della cosa è invece dopo avere questo posto dove uno scrive di tutto, dalle sciocchezze, ed è incredibile quanto uno riesca a entrare nel proprio personale. Cioè, io ho visto... Cioè, mi è capitato di vedere, perché poi comunque è proprio palese, cioè uno entra e si trova i messaggi degli altri, che è una cosa che mi dà particolarmente fastidio. Però cioè, io vedevo discorsi tra due che sono divorziati e che si scrivevano su Facebook. Sì, è un'assurdità, è una vera assurdità. Sì, sì. Il fatto di condividere con tutti, no? Condividere con tutti delle cose personali che secondo me, cioè io sono una persona riservata e forse per questo capisco ancora meno, però comunque in generale vedo delle cose che sono fortemente assurde, cioè discussioni personali tra due persone che vengono messe in piazza davanti a tutti. E non mi piace neanche che Facebook condivida con tutte le persone che io ho in amicizia delle cose che posso scrivere a una persona, ho detto che posso mandare come messaggio personale, ma qualora questo condividere con tutti quello che uno si parla con uno è una cosa che non cioè, apprezzo. Magari ci racconta meglio Max, ma lui dice mi ha detto iscriviti subito perché in realtà è uno strumento potentissimo che permette immediatamente di entrare in contatto. Io sono riuscito a entrare in contatto con il direttore della RAI direttamente. Esatto, questa è la parte buona. Questa è la parte buona. La parte cattiva è che credo proprio subito dopo, 3-4 giorni dopo, io mi sono iscritto, però non avevo stabilito nessuna relazione, quindi non ti chiedono di diventare amico, sì. No? Adesso continuano di arrivare a chiedermi, che poi tra l'altro ho scoperto che, cioè, come dire, sulla base di quelli che ti chiedono di diventare amico, no? Sì. Si fanno un'idea di qual è la tua rete, no? E quindi sì, ti propongono poi anche loro. Ti propongono esiste che sono persone effettivamente che io conosco, sì. No? Cioè, sono pazzesche queste, no? Quindi non è una cosa che mi spaventa. Sì. No? Ma si fa un profilo della persona attraverso Facebook, sì, ci si fa il profilo. Diciamo cioè un'azienda secondo me si fa un'idea della persona che vuole assumere. Esattamente. E questo secondo me è da un punto di vista della sicurezza personale non è una grande cosa, No. Sono d'accordo. Perché come dire, adesso viviamo in un momento pacifico, tranquillo, eccetera, ma le cose la storia insegna che le cose possono cambiare drasticamente, no? Certo. E nel momento in cui uno sa esattamente qual è la tua rete, no? In momenti difficili, storicamente difficili, può essere estremamente pericoloso per la tua incolumità. No? Tanto che appunto a Max è successa questa cosa che dopo aver parlato per essersi messo in contatto l'entusiasmo iniziale perché si era messo in contatto con il direttore RAI subito dopo fa guarda avevo messo su Facebook uno degli articoli che erano comparsi sull'ultimo social news, non mi ricordo su che argomento, e sostanzialmente il giorno dopo l'hanno buttato fuori
per questa cosa, perché diceva che aveva caratteristiche politiche, eccetera. Ed è stato espulso, cioè è stato cancellato da Facebook. Allora lui cosa ha fatto? Lui si è riscritto con un altro nome e gli hanno consigliato, quindi sapevano già che era lui, gli hanno consigliato di mettersi assieme col gruppo di quelli che erano stati espulsi da Facebook. Si era scritto con un pseudonimo, cioè aveva usato un altro indirizzo email, però sapevano evidentemente che era lui, avrà usato lo stesso computer, quindi da IP probabilmente sono risaliti al fatto che lui era già stato espulso, gli hanno consigliato di mettersi con quelli che erano stati espulsi, far parte del gruppo degli espulsi di Facebook. Cioè magari uno si iscrive proprio per motivi di lavoro o comunque sì, per uso, invece in realtà cioè voglio dire il peso di questo strumento qua nella vita reale, quanto è uso e quanto è abuso, no? Esatto, bravo. Cioè l'azienda non sa cosa fare, va su Facebook perché c'è la moda, i ragazzini finiscono di studiare, non sanno che devono fare, prevedo mio figlio, voglio dire, cioè io comunque lo so chiaro, vedo cosa sta facendo, però purtroppo ci sono tanti ragazzini che, voglio dire, in balia a non fare nulla, ai genitori che magari sono indaffarati, un po' tutti questi, però no, il fare è anche gestire un po' i figli, no? Fare le varie cose sai, nella fascia giornaliera. E vedo che sono lì, fanno le cose che alla fine non servono a nulla. Allora quanto peso all'abuso e l'abuso sta cosa qua? Per contatti lavorativi. Cioè poi rischi appunto di lavorare, contento perché parla con il direttore della RAI, lo buttano fuori. Cioè io non è che volevo scambiare le foto delle fette, mi sono fatto col direttore della RAI, non vorrei dire. Sì, no, infatti. C'è un altro strumento, LinkedIn, sì, professionale. Però non sono mai iscritto, quindi non so quale possa essere la sua efficacia rispetto a Facebook. Poi, come dire, questo qua alla fine è diventato un'anagrafe, no? Penso che la CIA, l'FBI, penso sa tutto di tutto. Ah, figurati, sì, c'è forza. Accade qualcosa, sanno chi sei, dove abiti, quante sigarette al giorno. Sì, ma ci sono tutti i tuoi amici, ci sarà. Cioè, il fatto che io condivido qualche cosa con delle persone che alla fine non pure conosco. Ma anche... Perché gli amici dei miei amici non è che io li conosco direttamente. Sono amici dei miei amici, sì. Chi se ne frega di questa qua? Cioè, scrivo qualcosa a te, però tu condivido anche con i tuoi amici. Sì, ma secondo me anche il motivo con il quale è riuscito a dilagare così tanto, sotto il motivo al di sopra delle parti ci deve essere, no? Perché altrimenti, cioè, bella questa idea del Facebook, però non è niente di speciale, ma come mai è dilagato in questa maniera? C'è qualcuno che l'ha fatto dilagare apposta. Cioè, questo concetto di vendere i profili o avere la possibilità di analizzare le nostre abitudini, sicuramente ci deve essere dietro questo concetto. Perché non ci credo che lui nel film è da gatto così, cioè, lui si, cioè, non è niente di speciale, voglio dire. Io ci sono entrato perché sapevo che ci potevano essere altre persone che io conoscevo, ma solo questo è il motivo. Niente. Cioè era come un MySpace, no? Niente, cioè, di... Secondo me è stata una grossa spinta politica da parte di qualcuno che, no? Esatto. Che aveva visto nel futuro che poteva esserci questa possibilità di sapere. C'è anche il discorso del rettore che spinge, non so, per una piccola scena, sì. Che quando i due montatori, rematori, vanno a chiedergli di bloccare il tutto, forse nasconde qualcosa di... giusto, dove il rettore dice ma cosa vuoi dire a me? Sì. Cioè, forse sta forse magari... Allora, cioè, non succede niente per caso, ecco, partiamo dal caso vostro, no? Dovete pensare allora che come Dipartimento di Psicologia qui di Trieste noi collaboriamo con me da tantissimi anni, 20 anni col Centro Ricerche Fiat, no? E le persone per esempio sono convinte, una cosa più di collezione, le persone sono convinte del fatto che il rumore della portiera, il rumore che fa la portiera quando si chiude, sia una roba così accidentale, assolutamente no. Cioè quando sbatti la porta? Sì. Il rumore che fa la portiera della macchina è una roba che viene studiata da noi, da giovani psicologi cognitivi, in funzione ovviamente di tutta una serie di parametri, che può essere la piacevolezza, la sicurezza che ti dà, è chiaro che dipende dalla fascia, no? Dal tipo di macchina. Però, la bontà, cioè, dell'auto viene classificata su come... Sì, su cose che sono accessorie in realtà, perché poi sarebbe più importante che quando lo fai lo scontro, che sia fatto con gli airbag, no? Una fregatura, no? Quindi sostanzialmente tutti questi aspetti che danno al cliente, no?
un'immagine della macchina che si fa sugli aspetti percettivi fondamentalmente, inizialmente, più che su prestativi, perché poi la provi una volta, però ti fai un'idea relativamente, no, non è un'idea precisa della macchina, soprattutto su questi aspetti percettivi, vengono studiati in maniera sistematica, cioè per dire, a un certo punto c'era un amministratore delegato, perché la moglie gli piaceva l'idea che i cruscotti fossero colorati, che ci ha commissionato una ricerca specifica sul fatto possiamo fare il tachimetro rosso con i numeri verdi. È chiaro che il massimo contrasto che noi abbiamo è il bianco-nero. Dopo, nel momento in cui incomincia a giocare con i colori, ci sono certi colori, il rosso sul verde si legge pochissimo. Allora abbiamo messo in piedi un esperimento per valutare quanto si perde in affidabilità, in sicurezza nel momento in cui uso dei cruscotti colorati. Quindi sono dietro tutto questo, c'è un sacco di studi sul, cioè, che studiano da un lato il design, dall'altro il design, il comfort, la sicurezza, eccetera. E dall'altro, cioè, dimentichi di guidare, vuol dire. Guardando la bellezza del cruscotto ti dimentichi di guidare. Ti dimentichi di guidare, sì, ma soprattutto per esempio, cioè, noi abbiamo messo in piedi un esperimento dove tu guardi, cioè, come dire, c'è un simulatore di guida molto bello di ACRF, costa un sacco di soldi. Tu guidi la macchina e a un certo punto ti compare il limite di 50. Il compito del soggetto è quello di guardare se andava effettivamente più o meno rispetto al limite di velocità e prendere un pulsante. Quando tu usi colore su colore, il tempo che tu impieghi per fare questa operazione è più lungo rispetto a quando invece è bianco-nero. Quindi questo significa che stai più tempo per leggere l'indicazione che ti dà un cruscotto colorato rispetto a un cruscotto cromatico bianco su nero. E questo significa che tieni più a lungo gli occhi via della strada e aumenti la probabilità, per velocità elevate ovviamente, di avere un incidente. Quindi ci sono metodi per studiare queste cose e per dimostrare che non bisogna fare cruscotti colorati. Poi qualcuno li ha fatti, credo, no? Non so se la Fiat li ha fatti, ma qualcuno so che ha fatto i cruscotti colorati. Quindi non c'è niente per caso, l'odore di nuovo nelle macchine, non è, cioè l'odore di nuovo nelle macchine spruzzato dentro, non esiste l'odore di nuovo, no? Perché una volta le macchine effettivamente venivano prodotti con del materiale che puzzava, che aveva quell'odore di nuovo, le forme, queste cose qua. Adesso tutti i materiali che si usano per gli interni sono inodori. È soltanto che ovviamente bisogna dare l'odore di nuovo alle macchine, anche quello viene studiato, cioè che tipo di odore di nuovo do a questa macchina, tutto questo odore rispetto a questa macchina. Quindi come l'odore del pane al supermercato. Come l'odore del pane al supermercato uguale. Quindi figuriamoci se dietro, no, le esperienze sensoriali così semplici, eccetera, che però possono condizionare la vendita del prodotto, c'è tutta questa ricerca dietro un social network dove si possono avere informazioni di milioni di persone, no, sulle loro abitudini, sulle persone con cui condividono certe determinate esperienze. Dietro c'è un team di esperti diabolici. Diabolici, sì.